Due giorni di grande nuoto, 25 finali dopo lo svolgimento di 200 batterie, quasi 1000 nuotatori, in rappresentanza di oltre 60 club e società, sono i numeri della seconda edizione del Grand Prix Città di Napoli, la manifestazione natatoria in programma domani sabato 27 e domenica 28 maggio alla piscina Scandone. Una festa fortemente voluta dalla società Eventualmente Eventi e Comunicazione di Luciano Cotena, promossa dall'assessorato allo sport del comune, che dopo il successo dell'edizione 2005 ha riportato l'evento in città con l'obiettivo di farne un appuntamento fisso del calendario internazionale. Tantissimi nuotatori, campioni, tantissime società, leggo addirittura che vengono insomma da altre parti d'Italia, il Circo Aniene di Roma. Parliamo di questioni veramente importanti, parliamo di società importanti, parliamo insomma del nostro impianto Scandone, che già nelle attuali condizioni è una piscina di straordinaria importanza, la più grande del Mezzogiorno. Dopo l'università sarà l'eccellenza insomma di tutto il meridione. Tantissimi atleti, un evento bello insomma che metterà a confronto lo sport, metterà a confronto insomma tanti campioni che daranno un segnale positivo a questo straordinario sport che è il nuoto. Tra gli atleti in gara ci saranno Federica Pellegrini, già presente alla prima edizione, Filippo Magnini, due volte campione del mondo dei 100 stile libero, insieme a tanti altri campioni italiani del nuoto che puntano ad ottenere proprio a Napoli i tempi minimi per partecipare ai mondiali di nuoto in programma a luglio a Budapest. Riprendiamo un discorso interrotto qualche anno fa, lo abbiamo interrotto con Federica Pellegrini, che allora era un astro nascente, lo riprendiamo con Federica Pellegrini. Nel mezzo ci sono state tante vittorie di Federica, ovviamente per noi è un testimone la Federica, e abbiamo voluto fortemente che fosse qui a Napoli, ovviamente lei come tanti altri. Stiamo ricevendo tantissime richieste di essere presente alla Scandone, mi auguro che effettivamente la piscina possa essere piena, che questo possa essere solo un discorso appunto che possa essere ripreso per puntare ad altri eventi del genere, e un Grand Prix sempre più internazionale nei prossimi anni, e che possa vedere la partecipazione di tanti campioni non solo italiani ma anche internazionali.